Cric, ben ritrovati miei cari avventori dell'Usona Barcaccio. Ha parlato Thiago Motta all'antevigilia di Napoli-Bologna, che si giocherà al Diego Armando Maradona. Dunque, uno degli ultimi 3 chilometri è proprio l'ostacolo rappresentato dagli ancora campioni in carica del Napoli, perché ricordiamoci, nonostante siano dove siano quest'oggi, e sono quelli che hanno lo scudetto sulla maglia stampata, e quindi stampata sulla maglia, e quindi insomma diamo là consapevoli di trovare una squadra che comunque, visto e considerato che gli effettivi sono più o meno gli stessi di qui dell'anno scorso, ho fatto forse meno Kim, ci fa capire, no, con quale rispetto noi dobbiamo accingerci ad approcciare questo match. Rispetto, ma niente pressione. Questo direi che sia il leitmotiv che vuole infondere all'ambiente Thiago Motta. Non c'è pressione, dice, bisogna solo tenere alta la concentrazione. Thiago Motta dunque sottolinea nuovamente l'aspetto che la pressione delle altre squadre non è la nostra, perché nessuno, dice, aggiunge, si sarebbe aspettato che il Bologna potesse arrivare in Champions League quest'anno. Poi, allora, sicuramente, per carità, dal punto di vista suo didattico, visto che è l'allenatore, sappiamo che tipo di allenatore sia, è giustissimo. Io, se lui reputa che questa sia la linea da voler seguire, io sono d'accordo con lui, fermo restando questo, questo è il punto fermo. Però insomma sicuramente è vero, la pressione degli altri, però quando poi magari tu che non sei appunto settato, abituato a correre per quel tipo di risultato, negli ultimi 3 chilometri c'è anche il rischio che si possa inciampare, proprio perché la pressione poi, come tu dici, caro Thiago Motta, e degli altri. Probabilmente Thiago Motta stesso sta anche qua sperimentando se sarà giusto tenere questo profilo, e lo capiremo ovviamente a posteriori. Perché dico sperimentando? Perché Thiago Motta è la prima volta che si trova di fronte ad una situazione del genere, e cercare appunto di scaricare questa tensione che inevitabilmente, secondo me, da un certo punto di vista alberga in tutti noi, perché è indubbio, ragazzi, è vero, mancano 3 partite, siamo ad un passo dalla Champions League, ma ci sono dei punti che bisogna fare e non sarà semplice farli. E chissà, adesso vediamo se la gestione, no, anche mediatica del momento darà ragione a Thiago Motta, come la gestione del gruppo sicuramente fino ad oggi ha dato ragione a Thiago Motta. Mi auguro che faccia l'amplein e che anche questa situazione l'abbia letta nella giusta maniera, perché quello insomma che un po' traspare, un po', no, come quando si era fine anno alle superiori, i giochi sono fatti, sembra adesso quasi, non sembra che non ci sia più niente, non dico da fare, ma da, come dice lui, bisogna tenere alta la concentrazione, perché appunto non è il momento, lo è stato, dice, in passato, in determinati momenti della stagione, ma non bisogna alzare la pressione. Dunque, sorrisi, il Bologna ha già raggiunto un traguardo storico, ha fatto capire che è quello dell'Europa, e quindi adesso tutto quello che viene, lascia sempre intendere, sarà un plus che nessuno si sarebbe aspettato, e dunque casomai dovesse arrivare quel plus, saremo qui a festeggiare il doppio triplo. Vero, verissimo, sicuramente sarà la medicina vincente per andare a fare gli ultimi 3 chilometri, staremo a vedere. Per quanto riguarda
Per quanto riguarda, vabbè, disbrighiamola subito anche perché adesso non ne ho voglia di starne ulteriormente a parlare. Un paio di domande sul futuro a Thiago Motta sono state fatte e come siamo abituati ad avere come risposta, Thiago Motta le ha dribblate in maniera incredibile, anche se alla seconda, sinceramente, ho cercato di riascoltare più volte la frase, sembrava quasi che stesse per dire qualcosa, poi c'è anche, sembra il video, no? Dove c'è l'audio che viene un attimo meno, che quasi sembra sfilacciato e quasi non si riesce a capire che cosa avesse voluto dire. Vabbè, pazienza, comunque non ha detto niente. Dice sostanzialmente che deciderà dopo oggi, ho capito, dopo questa partita. Staremo a vedere, anche perché la prossima conferenza stampa sarà con quella con la Juve, ragazzi. Quindi qua l'attendiamo tutti, no? Questa conferenza stampa, Bologna-Juventus, sarà interessante. Comunque, uscendo dal futuro di Thiago Motta, che abbiamo capito dichiarerà solamente dopo appunto il raggiungimento dell'ultimo obiettivo, no, che ci è rimasto, sia quello della Champions League, forse in accordo. Sicuramente in accordo anche la società che sicuramente sa. Ho avuto l'impressione oggi che Thiago Motta abbia già le idee chiare di quello che potrà essere la sua decisione. Questo è il sentore che ho avuto. Poi che possa essere in negativo o in positivo, adesso mi riservo ancora anch'io di capirlo, ma la sensazione avuta oggi è che lui in realtà abbia già deciso. Questa è una mia personalissima sensazione. Ok, detto questo, c'è stato Spalletti in visita a Casteldebole in questi giorni, penso ieri. E hanno chiacchierato di calcio e dice Thiago Motta: io ho ascoltato, soprattutto perché dinanzi a un allenatore che è stato per così tanti anni con la giusta pressione, no? Nel saper mantenere alto il livello della sua carriera, quale ha fatto Spalletti. E adesso qui aggiungo io Spalletti, ad esempio, che ha fatto tanta gavetta, ha fatto tanti anni all'Udinese prima appunto di imbattersi in un percorso che fosse ritenuto superiore. Insomma, vedremo appunto Thiago Motta se vorrà ripercorrere appunto la strada di un maestro, no? Di vita calcistica come Spalletti, o vorrà fare diversamente. Staremo a vedere. Comunque, Spalletti in visita alla squadra perché nel gruppo del Bologna ci sono dei profili che sono potenzialmente già oggi adatti per andare a comporre, no, il numero dei giocatori che a giugno andrà a competere per l'Europeo. Detto questo, si è parlato della difficoltà in zona gol di Ndoye. Non ci deve pensare la risposta di Thiago Motta: il giocatore deve scendere in campo libero di mente, perché se ci pensi è la volta buona che non ce la fai. Viceversa, chissà che possa arrivare finalmente anche in campionato quel maledetto gol che tanto agogniamo. E chissà, aggiungo io, che non possa essere il gol veramente che vada a suggellare, no? Quella coppa dalle grandi orecchie che qua tutti noi adesso a questo punto ci abbiamo fatto la bocca e diciamolo, bramiamo, o meno io bramo. Io la bravo. Comunque, Thiago Motta è sicuramente bravo a gestire il momento, perché la conferenza stampa è stata anche leggera da un certo punto di vista, d'animo, intendo, qualche sorriso in più magari del solito,
Si sente proprio che Thiago Motta vuole distendere gli animi del proprio spogliatoio e facendo così serrare le fila, perché una volta appunto che si scende in campo, no, tutta quella no, che viene definita eventualmente pressione deve scomparire, tradursi, no, nel metodo. Ok, H24 di lavoro che si va a perseguire da quando appunto Thiago Motta è arrivato e ci tiene a sottolineare come già prima del suo arrivo questi giocatori fossero dei seri professionisti e che non siano cambiati da questo punto di vista di una virgola. Io su qui avrei qualcosa da obiettare, anche perché, scusate, è cambiata praticamente metà squadra, se non di più. Comunque, vabbè. Non aggiungo altro. Bene, dunque, Napoli-Bologna, chissà che potrà essere la partita della grande festa, o sarà tutto rimandato magari in casa con la Juve, partita che penseremo dopo a Napoli. Allora, dunque, adesso c'è Napoli, ci andiamo a testa alta, fieri, consapevoli del grande campionato che abbiamo fatto, consapevoli che il Napoli, come hanno studiato le statistiche, fa un possesso di palla superiore a quello del Bologna. E se ho capito bene, il Napoli è quella che fa più possesso palla e il Bologna gli è dietro, seppur di poco. Qui a rimarcare che cosa? Quanto non sia vero che il possesso palla così da solo sia importante. Come vedete, è un numero effimero se in mezzo non c'è dell'altro. E a Napoli quest'anno non c'è dell'altro, a Bologna invece c'è tanto. Quindi, insomma, Thiago Motta parla appunto squadre che sono abituate a fare possesso. Bisogna vedere come appunto ci si comporta, no? Nel momento in cui il possesso è degli altri, non bisogna perdere sostanzialmente che cosa? L'equilibrio. È tornato anche, no, a parlare della sfida col Torino, dove abbiamo fatto 0-0, che a fine partita i giocatori erano stanchi, dispiaciuti, che c'è stato il pubblico quasi a tirarli su di morale. Thiago Motta ha spiegato come i giocatori vogliano sempre vincere, fino anche alla partitella del mercoledì, per dire, figuriamoci le partite vere di campionato, ma ha anche aggiunto che ci sono partite dove se poi vai sotto 1-0 è più facile quasi che gli altri facciano il 2-0, il Torino era una di queste, piuttosto che andarla a riprendere, perché un'altra statistica è che il Bologna in questa stagione l'è andata a riprendere tante volte la partita e nei secondi tempi ha subito sempre pochi gol, penso siamo in Europa solo dietro al Real Madrid per gol subiti nel secondo tempo, e questo è segno di maturità secondo Thiago Motta e sicuramente secondo tutti noi, qua non ci piove, nel saper leggere la partita, perché è imprescindibile la lettura giusta del match. Se vedi che non puoi spingere perché spingendo ti vai a scoprire e poi rischi appunto di prendere l'imbarcata, tanto vale allora attendere e sperare che arrivi lo spiffero avversario piuttosto appunto che andare all'arma bianca in avanti. Sicuramente qua Thiago Motta ha fatto un capolavoro, perché basti vedere le partite perse, pochissime, basti vedere le partite che si è vinto contro le grandi squadre, tantissime, e chissà che domani non possa aggiungersene un ulteriore. Siamo qui tutti ad augurarcelo. Niente, non aggiungo in questo video nient'altro. Considerazioni ulteriori le farò postume questa partita, lo prometto. Non aggiungo niente. Se avete delle domande da farmi, box commenti a vostra disposizione, cercherò eventualmente di risponderle in un prossimo video postumo a questa partita. Quindi fatemele pure, avanzatemele, io risponderò con estrema sincerità. Miei cari avventori, iscrizione, condivisione, mi piacino, amrakman, campanaccio pastorale sempre attivo, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.